Bene, siamo insieme a Guido Finato Martinati Venier in una bellissima azienda agricola della Bassa Veronese, siamo a Conca Marise, e in questa azienda, storica per la produzione del tabacco sino a qualche tempo fa, con grandissima genetica e una bella produzione anche di riso in regime biologico, oggi parliamo di prezzo del latte. Il momento non è certamente semplice, i costi di produzione stanno salendo e anche le stalle super efficienti iniziano ad avere qualche sofferenza. È stata tutta la mia vita questa azienda, quindi ho cominciato da giovanetto, pensavo di fare tutt'altra attività, però dopo papà si ammalò, disse segui un po' le attività nostre, erano aziende condotte in maniera mesadrile, quindi pian piano le abbiamo trasformate in conduzione diretta. E poi via via abbiamo fatto i grandi spianamenti perché è stata riordinata sul piano fondiario, abbiamo fatto gli impianti di irrigazione sotterranei, e ha cominciato la stalla a prendere campo. Quindi oggi, per dare qualche numero, di quanti ettari parliamo? Parliamo di un 180 ettari in proprietà e altri 120 ettari in affitto, perché abbiamo necessità di avere una superficie maggiore sia per l'alimentazione del bestiame sia perché abbiamo un impianto di biogas che va alimentato con prodotto vegetale oltre che con gli scarti animali. Abbiamo poi tutta la parte, diciamo, biologica, e qui bisogna dire che sono due società perché non può essere, possono essere la stessa formazione, biologico e non, che produce riso biologico, soia, patate, tutta una serie di prodotti. Abbiamo soddisfazione dal riso, bisogna dirlo, perché in realtà il mercato c'è. Vorremmo Quindi fare... oggi guadagnate più dal riso che dal latte? Oh beh, sicuramente no, perché nel latte, ve lo dico subito, ci perdiamo. Nel latte, tutto l'insieme, non è che mi dia un beneficio, mi dà una perdita, è che noi siamo qui in attesa che cambi il mondo, perché insomma non riusciamo a trovare un accordo fra la distribuzione e la produzione, con di mezzo grandi aziende, perché noi siamo fornitori della Lactalì, della Parmalat, che è la primaria, diciamo, azienda. Quindi il vostro latte è latte alimentare? Il nostro è latte bianco, è latte alimentare. E oggi un litro di latte bianco della Parmalat cosa le vale? Vale, bisogna vedere, a me mi danno 38 fino a poco tempo fa, adesso saremo a 40 centesimi. Finito. Ma i famosi, per esempio, 3 centesimi che ci erano stati promessi non hanno trovato applicazione, perché anche lì, e prima bisognava che ci fosse l'antitrust che decidesse. L'antitrust ha deciso a favore che si poteva fare. Non riesco più a capire come fra categorie sia della distribuzione che della parte industriale che la parte agricola non trovino un punto di incontro, un tavolo di discussione in cui venga chiamato anche per Diana la politica. È pericolosissimo mandare alla deriva un'attività come questa, che è frutto di anni e anni e anni, anni di impegno, di sacrificio, e che se tu non le dai la possibilità di vivere e si spegne, ragazzi, è persa. Ecco, oggi per essere remunerativa la produzione di latte, il prezzo minimo di riferimento quale dovrebbe essere? Essere 45, 46, 47, perché è scattato in maniera incredibile. E lì c'è di mezzo una serie di, penso anche tanta speculazione, ma tanta richiesta da parte della Cina. Cioè, le materie prime alimentari sono schizzate alle stelle. Bisogna che voi pensiate che 10 anni fa noi prendevamo 44 centesimi al litro del latte. 10 anni fa, coi costi di 10 anni fa, no i 40 di adesso. Con tutto che è cresciuto, che perché per fare il mais che diamo da mangiare o le erbe che diamo da mangiare, bisogna fertilizzare. Avete visto i fertilizzanti dove sono andati a finire? Penso all'urea che è schizzata alle stelle. All'urea che è schizzata alle stelle, la luce elettrica per far andare gli impianti che è schizzata alle stelle, il gas l'unica roba che sta ferma è il latte bianco. La grande distribuzione dice, ma io sai ciò,
che i trasporti, i container costano di più, la luce mi costa di più, l'industria mi dice, sai, io ho tanti il trasporto, la cosa, le lavorazioni. Gli unici a cui non vengono riconosciuti che abbiamo degli aumenti di costi, anche noi, terribili, siamo noi. Noi che produciamo la materia prima, niente. La vera verità è che dobbiamo fare anche un po' di autocritica. Nel senso, non siamo capaci di unirci, anche noi produttori, nel fare la voce grossa o nel dire, signori, italiani, comprate il latte italiano, fate una cosa come fa la mela dell'Alto Adige, della Val di Non, che riesce a imporre quel marchio, imponete il marchio anche del latte italiano, che vi dà certezza di essere salubre. Venite a vedere come lo produciamo, bevete il latte italiano, non quello 80 centesimi che trovo nella grande, ha capito? Che latte è quello lì? Bianco. Ma che è lo il latte o no? Bisogna vedere, scusate la cosa, il passaggio dialettale. Quindi in questo momento la controparte con la quale vorrebbe confrontarsi per tirare sul pezzo del latte, la distribuzione principalmente? Non dice a tutti, ma dovrebbe, io vorrei confrontarmi con l'acquirente primo, il quale acquirente primo mi dice, io sono bloccato perché la società a cui vendo mi dice non posso darti di più perché non posso concorrere ad aumentare l'inflazione. Ma ditemi voi, il litro di latte, i 5 centesimi, i 10 centesimi al litro, se concorrono a aumentare l'inflazione. Perché voglio dire, con la fame del mondo, non mi dica la Comunità Europea che non può, per esempio, riprendere in mano la polverizzazione del latte, se ne ha di più, fatelo con la fame dell'Africa, fate la carità a gente che poverini, basta guardare, giusto? Come se, perché qua fra poco noi altri è meglio che lo buttiamo, al prezzo che c'è, è meglio o che ammazziamo le bestie, e lo stanno già facendo sia in Germania che in Francia, e vedremo come andrà a finire in fondo, va bene. Oppure, poi bisogna pensare, ricordiamoci che quando noi chiudiamo, come quando abbiamo chiuso altre cose in Italia, vuol dire posti di lavoro che partono. Qui, solo sul nostro latte, abbiamo 8 famiglie, 9 con quelle della Paola, giusto? Sarò anche brontolone, sarò quel che vorrete. In ogni caso, siccome non bisogna essere sempre e solo pessimisti, mi auguro che si aggiunga a queste lamentele poi un buon senso generale, che si trovi un accordo in modo da uscire da questa impasse che è veramente terribile e che è insopportabile, che io dico anche è immorale, è proprio immorale assistere poi al fatto che leggo e si legge un'esportazione del surplus italiano in Germania a 47-48, a me me ne davano 38, adesso 40, e le esportavano quello in più. Guido Finato ci ha descritto un panorama preoccupante. Stalle grosse, stalle molto efficienti faticano a chiudere il mese in positivo, anzi sono in questo momento in perdita netta. Da ottobre siamo in perdita. Paola Guzzi, direttore o direttrice, cosa preferisci? Direttore. È la donna di pugno che tiene in piedi questo allevamento. Ha le idee molto precise anche su come va condotta un'azienda, come condotta una stalla, perché il benessere animale non è solamente una parola per riempire le pagine dei giornali, ma è uno strumento produttivo. Ciononostante i conti non quadrano. I conti non quadrano perché fondamentalmente l'alimentazione è aumentata del 30%, l'alimentazione è dal 50 al 60% di quello che è la spesa di un allevamento, e quindi viaggiamo con dei costi di gestione che sono superiori del 10-15%, io ho reputato nei miei conteggi, rispetto al prezzo che noi prendevamo, che è stato dai 37
più IVA, 37-38 centesimi fino al mese di novembre, per poi passare adesso col mese di dicembre ai 39 e qualcosa, e forse arriveremo ai 40 col mese di gennaio. Quindi sotto costo. Noi stiamo lavorando sotto costo, con una perdita, io ho definito per questo allevamento che nel mese di dicembre ha sfiorato i 10.000 euro al mese. Cioè siamo andati sott'acqua. Sott'acqua, ecco. E voi siete una stalla che ha degli animali anche molto produttivi. Noi siamo una stalla che ha degli animali da 70-80 litri. Noi siamo una stalla che dal mese di giugno di quest'anno e non è stata fatta volutamente per la questione del prezzo del latte, ma ha cominciato a mungere 4 volte, cioè ogni 6 ore un 25% dei suoi animali, quindi circa 64 animali vengono munti ogni 6 ore. Quindi siete sempre in frullo? C'è sempre qualcuno che lavora da voi? C'è sempre qualcuno che lavora, è stata fatta questa cosa che è un po' sperimentale, un po' voluta, un po' per sfidare quello che dicono che degli animali che da robot fanno 100 litri, ho voluto vedere se vanno a mungersi 4 volte senza andare da sole, se gliele porto io, se arriviamo a produzioni da 100 litri come dicono che fanno qualche animale da robot. 100 litri non siamo arrivati, gli 85 ci siamo arrivati. 85? Sì. Io ho il gruppo di 64 animali là che sfiora i 57-58 litri di media, quindi vuol dire che sono tutti animali sopra i 50 litri, con animali che arrivano a punta oltre 70. Ecco, in questo momento si parlava prima con la proprietà del caro soia, che è schizzata veramente alle stelle. Sì. In una stalla di questo genere si riesce a supplire in qualche modo? C'è una soluzione per tagliare un po' i costi dell'alimentazione? Abbiamo ridotto le proteine derivanti dalla soia al minimo, e noi comunque usiamo solo farina ad estrazione di soia. Abbiamo usato fino a poco tempo fa l'urea, ma oggi anche quella è andata oltre i 100 euro al quintale, quindi non sappiamo. Abbiamo aggiunto la medica in razione, la mia è una medica di eccellente qualità con un 22 di proteine, quindi ho aggiunto un po' le proteine, però è fatica. Ma poi stiamo attenti che anche il mais è passato, cioè io compro del fiocco di mais e è a 30, che è mescolato con 50% di sorgo, siamo a 33 euro posto in azienda. I costi folli. I costi sono folli. Quindi ecco Paolo, tu ci hai sempre raccontato che in questa stalla uno dei punti di forza è il benessere animale. Sì. Come si cresce il benessere animale in un'azienda? Io credo che crescere vuol dire stare sempre più attenti a loro. A oggi la mia è una struttura non dell'ultima generazione, quindi dobbiamo lavorare, e voi tenete presente che io oggi sto mungendo 255 vacche, però voi vi guardate intorno e vedete una tranquillità assoluta, perché io credo che sia fatto anche di rapporto, più che altro, più che con la struttura, con l'uomo. Io ultimamente credo molto in questo: tutto quello che tu fai lo devi fare con calma e con dolcezza. Mi hai sempre raccontato che il vostro personale o segue questa filosofia aziendale oppure è invitato ad andarsene. Insomma. Esattamente, sì. Gli urla si fanno nel mio ufficio, non si fanno in mezzo alle vacche. Qui il benessere è così, poi stiamo attenti. Cioè noi stiamo mungendo le vacche 4 volte, quindi mi dicono: ma tu le porti, le stressi, le fai. Quel box là è tenuto, cioè ho la possibilità di misurare i tempi che loro hanno di, come si dice, di riposo, quindi non stanno dormendo meno, non stanno mangiando meno, è semplicemente una routine diversa. Le vacche sono molto routinarie e quindi nel momento in cui gli cambi la routine devi dargli il tempo che si abituino, ma poi secondo me le vacche hanno un potere di reazione agli stimoli molto alto. Ecco, ci dicevi che voi riuscite a controllare in remoto, utilizzando l'elettronica e dei prodotti high tech, come la vacca sta vivendo, come sta ruminando, come sta a livello di salute? Sì, proprio noi, si vedono collari, orecchini, sono su tutti gli animali, ed è il monitoraggio della ruminazione. Noi riusciamo in questa maniera a monitorare in tempo reale 24 ore su 24 gli animali. E dalla ruminazione cosa si capisce? Dal suo storico di ruminazione, quando cala, io capisco che gli animali hanno un problema. Vedevo che avete installato anche dei ventoloni per muovere l'aria durante l'estate. Abbiamo le cuccette che le disinfettiamo ogni 2 giorni, facciamo
tutto quello che deve essere fatto, facciamo passare le ruspette il numero più possibile di volte in maniera che gli animali restino molto puliti, quindi non pestino il fango. Quindi anche un piede sano, che sappiamo. E poiché quanto. Noi mangiamo tanti animali in una sala che devo definire obsoleta, perché è una 8 più 8, per non far stare gli animali troppo in sala d'attesa, noi li spostiamo a gruppi. Ecco, diceva prima Guido Finato che una stalla non delocalizza, una stalla chiude, e quando sì. chiude anche il territorio viene compromesso in qualche modo. Esatto. Vuol dire tenere puliti i canali di scolo, vuol dire un'economia locale legata al sì. territorio, legata all'azienda. Sì, questo vuol dire, ma non lo vuol dire solo per la parte zootecnica. Si parla tutto il giorno di sostenibilità, addirittura adesso ci saranno i certificati per la CO2 per la sostenibilità ambientale. Ma io dico, siccome quando si parla di sostenibilità e sono regole date dall'Europa, l'Europa quando ti parla di agricoltura 4.0, i quattro pilastri dell'agricoltura 4.0 sono la sostenibilità prima economica, perché un'azienda come questa che non margina può stare lì sei mesi, può recuperare, ma se non margina l'azienda chiude. Deve essere sostenibile a livello ambientale, quindi ci devono essere tutte le regole per cui io non inquino, perché uso poco, perché faccio tutte le buone norme di irrigazione, per risparmio d'acqua, tutto. Poi ci deve essere anche una sostenibilità sociale, perché tu non puoi pretendere che il tuo operaio che fino a ieri ha lavorato in un certo modo cambi il modo di lavorare se tu non lo educhi. E poi l'ultima è il fatto dell'investimento in tecnologie. L'agricoltura ormai oggi lavora con i satelliti, l'agricoltura oggi lavora con le macchine che sono più o meno robotizzate, vanno da sole, perché questo è il futuro. Cioè, noi andremo che avremo trattori che in campagna autonomi, tu siedi su e lui gira, il seme andrà dato nella parte più fertile del tuo terreno, l'irrigazione verrà fatta allo stesso modo, la coltivazione allo stesso modo, un po' come facciamo noi con gli animali, gli autoalimentatori, certo. Per chi ce li ha ancora, chi ha i robot alimenta gli animali in base a quello che producono. Quindi l'agricoltura è questo, perché noi siamo i tutori del territorio. Se non lo fa l'agricoltore, signori, dovremmo pagare qualcuno che pulisca, come ha detto lei, i fossi, che ci nega di sboscato le aree che verranno infestate. Cioè, serve questo. Noi abbiamo un'Italia che sembra un giardino vista dall'alto, ma il giardino va mantenuto dai giardinieri, se no le diviene, 12 mesi all'anno anche. Le diviene una boscaglia. Quindi c'è un'etica dell'allevamento che andrebbe recuperata? Io credo proprio di sì. Siamo demonizzati, ci dicono che maltrattiamo gli animali, va bene, qualcuno che farà questo c'è, non lo nego, ma c'è anche gente che ruba, ma non per questo siamo tutti ladri. Io credo che sia questa. Ci sono allevatori che lavorano molto molto bene, ci sono allevatori in cui i loro animali vogliono bene più che alla famiglia, comunque sono come il loro cane, cioè non guardano in faccia a nessuno, quindi l'animale è la cosa più importante, anche perché è il loro reddito e anche perché chi vive 12-13 ore al giorno qui dentro non può non affezionarsi alle vacche. Per noi gli animali sono qualcosa di importante, quindi dovremmo essere anche per questo leggermente, io dico, rispettati. Ecco Paola, quindi vivete in mezzo agli animali, ma so che voi avete anche una vacca particolare che è il campanello o il campanaccio, che dir si voglia. Una vacca che ha un campanello. Andiamo a vederla? Andiamo pure a vederla. Che storia ha questo animale? Allora, lei è figlia di embrio di una vacca che io ho comprato in un allevamento dove erano state comprate delle vitelle per essere ingrassate, vendute e gravide. Ah. Ed erano un animale, a mio avviso, non da mercato, un animale particolare. L'ho portato in questa azienda. Poi l'animale ha partorito e dall'animale nato da quel parto era un grande animale e abbiamo deciso di fare embrio e lei è nata da quell'embrio lì. Ecco sì. Paola, quindi questa è la tua campionessa col campanaccio? No, lei è la vacca più vecchia dell'azienda, un animale di 10 anni, un animale che ha fatto un parto trigemino. Quella. E quindi non è così frequente. Non è così generale. E poi nel trigemino ha fatto tre femmine. Ed è questa l'eccezionalità della cosa. E le sue femmine sono ancora qui in allevamento, sono arrivate ormai tutte al terzo parto e quindi vuole passare di là.
vuole passare di là. Non ha se valore proprio. E vuole passare di là, il problema è che non ci passa per di lì. Non amano essere staccate dalla mandria. Bene, e da Conca Marise e dall'azienda Finato Martinati è tutto. A voi studio.